Cari amici, il vantaggio della felicità. 7 principi della psicologia positiva che alimentano il successo e le performance. Veramente un bel libro, con tante storie divertenti e incisive, che racconta un metodo in 7 step per essere più felici e positivi. Le ricerche presentate al suo interno dal bravo Sean Acor sono frutto di una lunga esperienza sul campo, in parte proveniente dal lavoro con alcuni businessmen di importanti multinazionali, in parte invece a stretto contatto con degli studenti universitari. Questi 7 strumenti quindi sono utili a tutti quanti, da applicare sia in ambito lavorativo che nella propria sfera personale. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere 3 delle cose, come di consueto, che più mi sono rimaste dalla sua lettura. La prima è il vantaggio della felicità. Ovvero, l'idea forte di questo libro è che non è vero che uno è felice nella vita perché prima ha raggiunto il successo. Anzi, è vero proprio il contrario. È perché sei felice nella vita che allora raggiungerai il successo. Molte ricerche scientifiche, infatti, fanno chiarezza rispetto al dubbio amletico: è nato prima l'uovo o la gallina? Indicando come all'interno di questo contesto, senza ombra di dubbio, le persone più felici riescano a sfruttare a pieno il loro potenziale. Ecco dunque qual è il vero vantaggio della felicità. Non sprechi il tuo potenziale, ma al contrario aumenti la tua motivazione, la tua determinazione. La tua intelligenza è quindi definitiva anche le tue performance, sul lavoro o nella vita privata. Il problema qual è? Che molte aziende e molti leader sono ancora oggi ancorati al vecchio modo di pensare, ovvero se oggi lavori sodo e avrai successo, allora un domani sarai felice. No, il successo ruota attorno alla felicità, non il contrario. Nel libro sono tanti gli strumenti anche pratici presentati a questo scopo, tutti supportati da un sacco di ricerche scientifiche, vediamone uno nel prossimo punto. E parliamo dell'investimento sociale, ovvero l'arma presentata nel volume che forse più di altre mi ha colpito. L'osservazione iniziale è che un po' tutti noi, quando ci troviamo di fronte a una minaccia, abbiamo la tendenza a isolarci. In realtà la verità è che soltanto tenendoci ben ancorati alle persone che ci circondano potremmo salvarci. Vediamo questa dinamica al lavoro su una situazione specifica che probabilmente ha toccato molti di noi. Ti arriva all'improvviso un lavoro molto impegnativo e ti ritrovi consumato dal dubbio di non riuscire a realizzarlo in maniera corretta. Ho abbastanza tempo per farlo? Riuscirò a farlo bene? E se non dovessi farcelo, cosa succederà? Ora, quello che succede solitamente è che man mano il tempo passa, più la tensione aumenta, più tu hai dei comportamenti che vanno nella direzione di isolarti. Magari pranzi direttamente davanti al PC, oppure lavori anche il weekend, rinunci alla telefonata al cliente per sapere come sta o alle due chiacchiere in corridoio col tuo collega. E per quanto riguarda tutto il mondo degli amici e della famiglia, beh, quelle solitamente sono le prime due cose che tagli quando entri in modalità crisi. Le persone di maggior successo invece utilizzano un approccio opposto, cioè invece che chiudersi al loro interno tendono ad aprirsi e a legarsi di più alle persone che gli stanno vicino. Invece di alienarsi investono sul supporto sociale. E in questo modo non sono soltanto più produttivi, ma anche più energici, più resilienti. Sanno molto bene che le relazioni sociali sono l'investimento più intelligente che possono fare per sfruttare il vantaggio della felicità. Se siamo infatti circondati da una comunità sulla quale sappiamo di fare affidamento, aumentano le nostre risorse emotive, moltiplichiamo le risorse intellettive, le forze fisiche. Diverse le idee fornite per rinforzare il capitale sociale, prima tra tutti probabilmente l'abitudine di fare complimenti sinceri e genuini alle persone che ci circondano. Questa abitudine fondamentale per tutti i leader all'ascolto, ma in realtà non solo. Il terzo punto che voglio condividere è relativo a una riflessione che viene fatta nella parte finale del libro. Molte persone infatti sono convinte di non avere il loro bisogno in prima persona di strategie di self-help o di crescita personale, ma sostengono che ne avrebbe parecchio bisogno magari qualcuno a loro molto vicino, come ad esempio il partner, oppure il figlio, il collega, l'amico. È lui che dovrebbe studiare per apprendere queste nozioni, non io. Bene, una serie molto interessante, numerosa di ricerche, ha dimostrato che i nostri comportamenti a un qualche livello sono contagiosi.
e in particolare i cambiamenti positivi hanno il potere di propagarsi molto rapidamente attorno a chi li esercita. E questo significa che il modo più efficace per cambiare il nostro partner, collega, figlio o amico è iniziare a cambiare noi stessi. Di più, secondo la teoria dell'effetto onda, infatti, noi non influenzeremo soltanto le persone a noi più vicine, più prossime. Di fatto, l'influsso che ognuno di noi ha sembra estendersi fino al terzo grado di contatto, oltre a noi. E quindi, in soldoni, i ricercatori sostengono che ognuno di noi sia in grado di influenzare abbastanza direttamente all'incirca 1000 persone. Una bella responsabilità per tutti noi, che ci riporta quindi all'importanza di migliorarci giorno dopo giorno. Libro piacevole che mi ha dato un sacco di spunti interessanti, super consigliato soprattutto a manager, leader o aspiranti tali. Non troverete neanche in questo libro, come gli altri che recensisco, ricette semplici tipo stampati il sorriso in faccia, pensa sempre comunque positivo, eccetera eccetera. Al contrario, troverete tante ricerche scientifiche che vi insegnano come sviluppare il vostro potenziale per avere un futuro più sereno possibile. E allora dacci un occhio anche tu, e noi, come di consueto, ci vediamo nel gruppo Facebook Libri per la Mente, dove insieme ad altri appassionati di lettura, ambito psicologia e crescita personale parliamo di libri come questo e molti altri ancora. Ciao e alla prossima!